La politica al via per il candidato sindaco Luca Braia, un giro a tappe nei quartieri di Matera. Ce ne parla Davide Marcello. Per Luca Braia, prima tappa a Serra Venerdì, il quartiere dove è nato, poi Spine Bianche, Serra Rifusa e così via, Nove Rioni e Borghi in 10 giorni. Il consigliere regionale di Italia Viva, un lungo trascorso con il PD, anche da assessore della Giunta Pittella, è entrato all'ultimo nella corsa a sindaco con la sua lista Matera 2029, continua a sostenere che è ora di voltare pagina. Braia chiede un taglio netto con l'amministrazione del sindaco uscente Raffaello De Ruggeri, oggi alleato del Partito Democratico nell'appoggio al rivale Giovanni Schiuma. La città, il suo pensiero, ha bisogno di guardare a un nuovo obiettivo dopo quello oramai passato dell'anno da capitale europea della cultura. Fra le proposte di Braia, il potenziamento dell'ospedale Madonna delle Grazie e il miglioramento dei trasporti. Non soltanto la ferrovia nazionale, con la richiesta che sia terminata quella per Ferrandina. È necessario puntare maggiormente anche sull'aeroporto di Bari, che dovrà cambiare nome in Bari Matera. Spiega che la sua lista è fatta di persone di età media molto bassa e ai ragazzi Braia promette l'istituzione di una consulta giovanile cittadina. E poi il turismo assicura che se diventerà sindaco, in 6 mesi farà redigere un piano ad hoc. Troppa improvvisazione sul tema finora. Infine, il leader di Matera 2029 torna sul tema delle periferie. Uno dei nostri pilastri della visione di Matera del futuro è periferia al centro e un centro in ogni periferia. Il progetto è quello di riportare le attenzioni in quelle che sono state le periferie abbandonate negli ultimi anni e quindi il giro nei quartieri è d'obbligo per ascoltare le istanze dei cittadini.